Non mi vuole nessuno. Sono un rifiuto prodotto dall'uomo, ma non mi considerano. Mi lasciano qui a marcire. Manca la R, ma è marcire ovviamente, a parte l'apostrofo. Ma questa testimonianza, ovviamente prodotta dall'uomo, da un uomo, da una persona, uomo o donna, che testimonia il degrado che c'è. Un degrado provocato da altri uomini, naturalmente, perché vedete, questa è una immondizia che si è sedimentata nel tempo. Noi qui ci troviamo in quella che viene chiamata la Balata Liscia. Siamo già venuti qua il giorno 18 giugno, oggi è l'8 luglio, e l'11 di giugno un volontario, su Asponte, quindi, aveva telefonato alla ditta Megarambiente, IGM, quello che volete voi, perché non si capisce bene quale sia la responsabilità dell'IGM di Megarambiente, che ha l'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, segnalando questo mucchio di rifiuti, che un mese fa circa non erano tanti, adesso sono aumentati. Addirittura, secondo quello che ci ha riferito un testimone, da queste parti passano dipendenti comunali perché sono all'interno di un'automobile con scritto sulla fiancata Ufficio Ecologia del Comune di Augusta. Allora, Ufficio Ecologia significa Ufficio dell'Ambiente. Quindi appare strano che non si siano accorti di questa sedimentazione, di questo mucchio di rifiuti, che si trova sì in una zona nascosta, non frequentata. Adesso andremo in un altro posto per testimoniare una cosa ancora, secondo me, più vergognosa, perché è alla vista di tutti, perché passano da lì, transitano moltissime automobili per andare al faro. Cioè una raccolta di sacchi neri pieni di immondizia ancora più grossa di questa, ancora più grave di questa. Ma perché la ditta Megarambiente IGM non si preoccupa di raccogliere, intanto di dare credito alla telefonata? Perché se uno telefona e dice guardate che in questa zona, Balata Liscia, ci sono i sacchi, perché non vanno a prenderli? La differenziata qui funziona in questa zona? Se funziona, Ascolta. ma non passano, questa si tratta di indifferenziata, no? Perché non la raccolgono, visto che qui ci sono villini chiusi, c'è una zona qui addirittura abbandonata. Ecco, vedete, si capisce benissimo da questo pilastro qui che questa è una zona abbandonata. Però, come abbiamo avuto modo di dire qualche giorno fa, è una bellissima zona per la scogliera che c'è. Ecco, vogliamo inquadrarla ancora. Qui, se addirittura si rivalutasse questa zona, potrebbe essere una zona. Guardate, ecco, in quel momento sulla Balata Liscia si vedono i bagnanti, si vedono coloro che stanno approfittando di questa bellissima domenica di luglio. Quindi la zona potrebbe essere addirittura degna di maggiore interesse, di maggiore fruizione. Però, ecco, il però è sempre quello che noi ci domandiamo da queste parti dove ci troviamo, ad Augusta. Ma per ora ci fermiamo qui.